Prova Michael, Michael, prova a caso. Ciao, sono Simone Tarca, ho 25.000 iscritti e sono bellissimo. Sì, sì, sono davvero molto carino. Aspiranti fotografi, qui Michaelino che vi parla. Oggi una nuova sfida, un nuovo video, la sfida con un ospite d'onore. Oggi siamo qua a Milano per proporvi un video veramente fantastico. Con me qua a scattare Simone Tarca, direttamente dall'Africa. Ciao ragazzi, sono Simone, sono molto contento di essere su questo canale. Oggi faremo uno shooting con una modella in 4 location, un solo scatto, sono davvero entusiasta. Perciò ecco, io introdurrei la modella. Allora, l'idea è questa: una location a testa, fino a 4 location in totale, la possibilità di avere un minuto per scegliere come gestire la modella e poi, una volta gestita, uno scatto, solo uno. Sarà difficile. Sarà molto difficile, ma ce la faremo. Intanto ringrazio Ellie per essere qui con noi, grazie mille. Allora, voi non lo sapete, ma ieri dovevamo organizzare questa cosa, l'ho chiamata e lei si è liberata apposta per venire. Perché ci sono io. Esatto. Bene, iniziamo. Allora, abbiamo montato il 50 mm Sigma Art F1.4 sulla Sony A7 III. Useremo la stessa macchina, lo stesso obiettivo. Inizi tu? Inizio io, vabbè. Vai. Senti, Michaelino, però, se mi inizi il video con la batteria al 14%, cioè, nel senso, 14% di batteria. Mi sono dimenticato di cambiarla, ma ce l'ho. Allora, come prima location abbiamo scelto questi pannelli con le immagini che passano. La cosa ardua sarà, visto che abbiamo la possibilità di far solo uno scatto, scattare nel momento giusto, perché le immagini dietro continuano a cambiare. E, diciamo, la sfida è proprio quella di fare una foto con dietro per forza questi pannelli. Da qualsiasi angolazione abbiamo un minuto a testa per decidere come gestire la situazione e uno scatto. Pronti? Vai. Vai. 3, 2, 1, via. Neanche l'hai scattata? Era scattata così, non avevo tempo per cambiare. Però ho aspettato, aspettato che fosse bianco e nero il background. Bravo Simonino, bravo. Tu ci sei? Io sono pronto. Partiamo con il timer. Vai. 3, 2, 1, vai. Vai. Ha scattato all'ultimo secondo? All'ultimo, sì. Fantastico, ti è venuto dietro. Sì, arancione, esatto, arancione blu. Bello. Io vedo già questo 1-0. Ho voluto aspettare il rosso e il rosso non è uscito. Siamo partiti da una cosa molto difficile, quindi si va a scegliere la seconda location. Vai. Comunque scattare uno scatto solo è davvero complicato. Queste sfide ti aiutano un sacco a migliorare. Tantissimo. Allora, sono a pensare. Seconda location, io direi di scegliere qualcosa con la luce. Vai. Per la gioia del videomaker. Ragazzi, abbiamo deciso di aggiungere un'ulteriore difficoltà. A ogni spot cambieremo ottica. Prima abbiamo scattato col 50 mm, ora invece utilizzeremo un 28. E avremo a disposizione poi un 35 e un 85. Io ora ho scelto il 28, al prossimo giro Michael sceglierà. Quindi abbiamo scelto di scattare in mezzo alla piazza di Gaio Lenti, quindi saremo obbligati a fare composizioni molto più larghe, non necessariamente, però comunque a scattare con un obiettivo molto più largo. Voglio usare questo quadrato di luce in mezzo alla piazza, cercherò di fare una composizione e in un minuto dovrò anche togliere la gente, tipo i passanti. Non sarà facile, però ce la faremo. Carico? Carichissimo. 3, 2, 1, vai. Attenzione, il Tarca ha fatto il suo scatto e adesso toccherà a Michaelino. Ho messo a fuoco la torre. Sì, davvero, meraviglioso. Ho messo a fuoco la torre. Fantastico. Mi sono fidato te, però è uno scatto artistico. Vabbè, è uno scatto artistico. È uno scatto artistico. Bella. Beh, a livello compositivo non era male, eh. Cioè l'idea c'era, diciamo. La riuscita un po' meno, Tarca. Vediamo cosa farà Michaelino. Tu sei pronto? Io sono pronto. 3, 2, 1, vai. Ok. Fermali.
ma che foto artistiche sono? Sei stupende, mio frate, ma hai chiamato il migliore della web? Cioè, non hai chiamato mica dei poveracci. Comunque c'è da dire che uno scatto solo in un minuto di tempo comunque è una cosa devastante, cioè difficilissima. Però è da provare. È da provare, è da provare. Allora, siamo giunti nella terza location. Questa volta peraltro inizierò io per primo. Allora, abbiamo 85-35. La sfida qui è scattare con questi cosi di legno qua. L'obiettivo che scelgo è il 35 mm. Ok. Inizio io, aspettate che prima cambio obiettivo e poi partiamo. Meno male che il mio sfidante sei te. Ci sono 3, 2, 1, vai. Gli ho anche tagliato il piede, pensa. Gli ho anche tagliato il piede. Io e te faremo roba poco, ma... molto semplice. Vai. È un 35. Sì. Ok. Sei pronto? Nato pronto. 3, 2, 1, vai. E per concludere, la location... Oggi abbiamo scelto di concludere, o meglio ho scelto di concludere questa sfida con una location veramente questa scalinata, che non ha niente da offrire, però se impariamo a sfruttarla possiamo tirar fuori qualcosa. Quindi Maicolino inizierà anche a questo giro, 85 mm in questo caso, non abbiamo potuto vedere niente di inquadratura, niente, e quindi quando sei pronto mi dai il tuo telefono. Andiamo? 3, 2, 1... Vai. Non sono mica tanto convinto, sai? Sta mentendo. Mente, è bella. Raga, cioè, è una roba difficilissima sta cosa. Però super interessante. È un esperimento che dovete provare a fare anche voi a casa. Perché vi apre a mille ragionamenti, capito? Cercate di non fare la cosa scontata, perché magari poi la fa anche l'altro. Però al tempo stesso cercate di fare qualcosa di non troppo complicato. È interessante, interessante. 3, 2, 1, via. Prendere i colori delle gru e i colori della modella, che erano gli stessi, il rosso e il bianco, e in post verrà bella. Ah, ricordiamo questa cosa, abbiamo deciso, giusto per complicarci la vita, che praticamente possiamo fare qualsiasi cosa tranne croppare l'immagine, così da mantenere proprio la foto così originale come l'abbiamo fatta, così, giusto per complicarci ancora un po' la vita. Ok, allora avete visto le foto, questa è stata la prima sfida di oggi, ma attenzione, perché nello stesso momento in cui sta uscendo questo video sul mio canale, ne esce un altro sul canale di Simone Tarca. Andatevelo a vedere. La sfida continua e sarà estenuante, ma alla fine ci sarà un solo vincitore. Chi avrà vinto? Ma non lo so. Lo scopriremo. Beh, voi diteci quale foto preferite. Meglio se dite le mie. Così, sportivo. Vieni Ellie che ti salutiamo. Grazie per essere stata con noi. Vieni qua che ti do un abbraccio enorme. Grazie mille, grazie mille. Ci vediamo, beh tanto ci vediamo nel video di Tarca tra pochissimo. Almeno un abbraccio. Dai, vieni qua, dai, vieni qui.